Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, siamo anche quest'anno qui riuniti in associazione per questo appuntamento che ormai è diventato tradizione per il nostro paese, la benedizione dei presepi che vengono allestiti in questo periodo per impegno e per organizzazione dell'associazione Lino e Nini. È sempre un momento importante per la nostra vita sociale, per la nostra vita culturale, per la nostra vita religiosa. Sappiamo che San Francesco volle rappresentare al vivo la natività di Nostro Signore, ideando il cosiddetto presepe vivente, e poi da allora, insomma, nei secoli, questa tradizione si è mantenuta, perché noi come uomini abbiamo bisogno anche di vedere, quasi di toccare, non tanto con le mani ma con la nostra anima, gli eventi che hanno accompagnato l'incarnazione di Nostro Signore. Contemplando i presepi noi ci avviciniamo più alla la nostra natura umana, si avvicina sempre di più alla natura divina del Signore, perché si è assunta da Lui e perché la nostra natura umana sia degna di avere un Redentore, un Salvatore così grande. Allora, con questi sentimenti benedico anche quest'anno questo presepe e gli altri presepi che sono stati preparati qui dai nostri concittadini, che attraverso l'estro artistico hanno voluto esprimere la loro fede e la loro devozione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo, o Dio che abiti una luce inaccessibile e ci hai amato di così grande amore da renderti visibile nel Cristo, volgi il tuo sguardo ai tuoi fedeli che ritraggono in questi presepi l'umanità del tuo Figlio, e fa che siano configurati a Lui che venerano in queste effigie della Natività. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Ecco, quello che abbiamo voluto rappresentare quest'anno è Matera, Matera che è capitale europea della cultura nel 2019. E vogliamo fare anche omaggio nel nostro piccolo anche a questo in questo senso. Bene, possiamo, allora, possiamo accomodarci. Ecco. Grazie.
Apprezzamenti dei cittadini che seguono le nostre attività. Anche quest'anno, per accogliere i visitatori all'ingresso della nostra sede, abbiamo pensato di realizzare un presepe che rappresenta la città di Matera, designata quale capitale europea della cultura per l'anno 2019. Per quanto riguarda la realizzazione di quest'opera, desidero ringraziare alcuni validissimi collaboratori di questo sodalizio: Nino Greco, che ha curato la parte strutturale, e Giuseppe Imperio, la parte politica, e tutti coloro che contribuiscono
favoriscono per la realizzazione dei nostri eventi. Tengo a sottolineare che le pregiate statuine in terracotta che costituiscono l'arredo del presepe sono state realizzate dal maestro Nino Agnini, che salutiamo con affetto. Consentitemi un doveroso ringraziamento a tutti i partecipanti per aver accettato il nostro invito e per aver evidenziato con le opere esposte espressione di fede e di creatività artistica. Ringrazio comunque l'amministrazione comunale per aver concesso il patrocinio per questo evento. Nell'occasione faccio a tutti voi un sincero augurio di Buon Natale e cedo la parola alla professoressa Antonietta Rubino, che coordinerà gli interventi della serata. Grazie per la cortese attenzione. Buonasera e benvenuti a tutti quanti. Una serata speciale, il Natale che torna ogni anno. Ognuno si augura che torni nuovo. L'anno scorso eravamo qui di nuovo, avevamo dei progetti, avevamo delle idee, delle proposte, dei proponimenti. Mi auguro che ciascuno di noi sia riuscito a realizzarli. È un po' un Natale, come ha detto il Papa, una ricognizione che facciamo ogni anno di noi stessi per vedere cosa devo aggiustare, cosa deve ripartire di nuovo in me. Gesù è venuto in una stalla, è venuto in una parte povera, una parte buia, una parte nascosta. E noi che abbiamo fede, a noi piace credere che Gesù venga dentro di noi proprio nelle parti nostre più nascoste, nelle parti più buie, nelle parti più tristi, perché Lui è Dio, Lui ci ama e vuole far venire fuori da noi quella cosa buia, quella cosa triste che possa diventare gioia. Ecco perché diciamo Natale è festa di gioia. E il compito è anche nostro, che questo Natale sia più bello dell'anno scorso, che parlavo di quella ricognizione che facciamo dentro di noi di anno in anno per dire cosa posso mettere a posto per ricominciare, perché il Natale sia non solo all'esterno, ma anche e soprattutto dentro di noi. E per fare questo forse dovremmo tornare alla semplicità e all'amore, alla gioia dei bambini. Ecco perché quest'anno ci è piaciuto come associazione accogliere i bambini, far parlare loro, parlare meno noi, perché con la loro spontaneità, con la loro sincerità, sicuramente ci danno dei messaggi molto belli e molto grandi. Prima fra tutti vi presento una bimba splendida che ha pensato di scrivere una letterina a Gesù. Ha voluto nel suo Natale di quest'anno mandargli un messaggio. E la piccola Aurora Giuri vi leggerà la sua letterina. E un attimo, volevo ancora dirvi, dopo averla ringraziata e salutata, la nostra professoressa Aurora Arnesano, che accompagnerà e arricchirà la nostra serata con la musica. In questo momento accompagna anche la letterina della nostra bimba. Ci presenta lei stessa il brano. Sì, a me piace ogni volta spiegare che cosa suono per interloquire con il pubblico. Ho scelto un brano molto suggestivo per questa letterina che ha composto questa piccola bambina, ragazzina quasi. Il brano è Holy Night. Molti di voi non lo conoscono, però alcuni probabilmente sì, perché è un brano comunque stato reinterpretato da cantanti pop moderne, Mariah Carey e tantissime altre. Holy Night è un canto addirittura composto nel 1847, quindi antichissimo, ed è stato composto, le parole sono state composte da un poeta francese su incarico di un sacerdote
che gli ha chiesto appunto di comporre il testo di questa canzone. E questo poeta non era proprio cristiano, però ha cercato di capire l'atmosfera nostra natalizia e di avvicinarsi il più possibile alla richiesta del sacerdote. Avendo un compositore ebreo, Adolf Adam, suo amico, ha chiesto di comporre la musica. E questa musica chiaramente non è stata in un primo tempo accettata molto bene, perché a quei tempi, compositore ebreo e poeta francese, insomma, non è stato ben visto. Poi chiaramente la cosa invece è andata avanti e adesso è interpretata per grandi interpreti della musica pop. Spero che vi piaccia. Quest'anno chiedo qualcosa di diverso. Vorrei che la guerra cessasse e che tutti i bambini possano crescere. Vorrei che la pace regnasse al mondo, che le persone guarissero dalle loro malattie più brutte, sia fuori che dentro. Vorrei anche che gli incidenti mortali non avvenissero più. Chiedo, oh Gesù, queste cose per Natale e so che finché tu ci proteggerai sulla terra, le cose desiderate da noi bambini e bambine si avvereranno un giorno. Buon Natale a tutti. Che ci colpisce e ci penetra nel cuore. Adesso invece, sempre grazie ad altri bimbi, assisteremo ad un telegiornale speciale, come annunciava il nostro presidente. Non è un'edizione speciale, perché purtroppo quando noi siamo lì davanti alla TV e ci viene subito l'immagine edizione speciale, tremiamo ormai, siamo abituati a tremare, ad avere paura, perché l'edizione speciale ci porta sempre davanti qualcosa di triste, qualcosa di grave, ultimo la settimana scorsa, quello che è accaduto a Strasburgo. Quindi sentire edizione speciale ci fa venire i brividi. Questa sera invece l'edizione speciale nostra vogliamo che rimanga come qualcosa di bello, per cui torneremo a casa con un'edizione speciale diversa. E sono i bambini della scuola Maria Pia che hanno realizzato questa edizione speciale tutta per noi, accompagnati sia dalla, come diceva già il presidente, dall'insegnante vicaria Annalita Greco, ma anche con la collaborazione dell'insegnante Cataldo Miccoli, che è il responsabile alla comunicazione nella scuola Maria Pia. Quindi do la parola a una presentatrice, la presentatrice di questa edizione speciale. Ma ascoltiamo la sigla, che è allegra, non è quella dell'edizione speciale che ci mettono ansia. Prego. Le tradizioni più significative dei presepi della
nelle varie città italiane. Ma accogliamo il primo ospite, il dottor professor conoscitor antropologo Matteo Zaccaria, che ci informerà della nascita del primo presepe. Benvenuto! Dunque, dottor professor conoscitor signor antropologo, a lei la parola. Siamo curiosi ed interessati, pronti ad ascoltarla. Buonasera, gentili ospiti. Sì, interessante l'argomento. Dovete sapere che la prima rappresentazione della natività della storia risale al 1223. È stata realizzata da San Francesco nel Borgo in provincia di Rieti. È stato realizzato a Greccio, un piccolo centro. Era il primo presepe vivente della storia. San Francesco d'Assisi fu aiutato da Giovanni Velita, castellano del paese. Era il 1209 quando San Francesco si recò a Greccio per la prima volta. Il santo era riuscito a mettere fine alle gravi calamità che si erano abbattute sul paese, tra cui gli assalti dei lupi. Il desiderio di revocare la nascita di Gesù maturò nel 1223, dopo il viaggio che San Francesco fece in Palestina. Al santo, Greccio ricordava Betlemme e così espresse il desiderio di celebrare in quei luoghi la notte di Natale. San Francesco incaricò quindi il castellano Velita di scegliere una grotta, dove avrebbe fatto costruire una mangiatoia e di condurvi un bue e un asinello. Si narra che durante la messa sarebbe apparso nella mangiatoia un bambino, che San Francesco avrebbe stretto tra le braccia. Interessante, professore. Ancora oggi a Greccio si rinnova quel momento storico religioso. In particolare nella chiesa madre del paese vi è una rappresentazione scultorea del maestro Lino Annini, del quale sono presenti numerose opere in questa sede che porta il suo nome. Interessantissimo. Interessantissimo, professore. Grazie per questo contributo. Colleghiamoci con Greggio. Lì la nostra impiaca Assunta. Assunta da poco, senti? Sono qui, vi ascolto, pronta con le news. Bene, Carmen, abbiamo già appreso che il 24 dicembre 1223 venne così realizzato il primo presepe vivente della storia, che ha reso celebre in tutto il mondo il borgo di Greccio. Presepe davvero unico, incastonato tra le rocce a 700 metri di altezza. Dal 1972 il presepe vivente viene curato da Napoluco del piccolo centro in provincia di Rieti. Alcuni dei dialoghi sono stati estrapolati dai testi del primo biografo di San Francesco, Tommaso Celano, e la rappresentazione viene suddivisa in 6 quadri viventi, dove ogni dettaglio è curato minuziosamente dai costumi dell'epoca, presi in prestito dal Teatro dell'Opera di Roma, alla scenografia suggestiva resa ancora più magica dalla bellezza dei luoghi. La rievocazione storica del primo presepe della storia realizzato a Greccio è sicuramente un evento imperdibile e uno spettacolo unico al mondo. Grazie Assunta! E continuiamo con le varie curiosità in merito. Il Natale alle porte. Ancora oggi la tradizione dei presepi è una delle più amate da grandi e piccini. Se siete appassionati dell'arte presepiale e aspettate il periodo natalizio per ammirare i presepi più suggestivi realizzati in giro per l'Italia, vi svegliamo quali sono le rappresentazioni della Natività, che siano artistiche, artigianali o viventi. Meritano senza dubbio una visita. Rosario Esposito, a te la linea. Da
San Gregorio Armeno, la strada dei presepi celebre in tutto il mondo per le innumerevoli botteghe dedicate all'arte presepiale. San Gregorio Armeno è una tappa obbligatoria per cittadini e turisti, non solo nel periodo natalizio. Qui si possono vedere i maestri artigiani all'opera tutto l'anno, mentre realizzano rappresentazioni classiche della Natività, che affiancano a statuine ispirati ai personaggi famosi del presente e del passato, il connubio perfetto tra sacro e profano. Spostiamoci in Emilia-Romagna. Per noi l'inviata Carla Tortello. Mi senti, Carla? Pronta, Tortello? Buonasera. Buonasera a voi spettatori. Siamo a Rimini. Il presepe di sabbia è diventato ormai un evento imperdibile della tradizione riminese. Dal 7 dicembre al 22 gennaio 2018, le spiagge di Rimini e Torre Pedrera ospiteranno splendide creazioni di sabbia che raffigureranno personaggi a grandezza naturale, immagini e paesaggi suggestivi della tradizione, pronti a riempire di bellezza gli occhi degli spettatori. Apprezzato dai visitatori di ogni nazionalità, il presepe di sabbia presenta un percorso suggestivo tra sculture di sabbia e opere che arrivano fino a 6 metri di altezza, che ripropongono il tema della natività, ambientata negli antichi luoghi riminesi. Vi aspettiamo non come turisti, ma come ospiti. Buona continuazione! Grazie Tortello. E ora spostiamoci in Liguria. Per noi l'inviato Braccin Corto. Bentrovati signore e signore. Il presepe luminoso di Manarlo. Ogni anno dall'8 dicembre a fine gennaio dalla piazza della chiesa di San Lorenzo di Manarlo. Del comune di Chiomo Maggiore, in provincia della Spezia. Si può ammirare un presepe che occupa l'intera collina delle Tre Croci. Si tratta del presepe luminoso di Manarlo, composto da più di 300 figure realizzate a grandezza naturale, in ferro intonto, collocate tra i limiti illuminati da 15.000 lampadine. I personaggi della Natività realizzati con materiali di recupero, un incanto per turisti, a te la mia carne. Bolzano sei in linea? Per noi l'inviata Stella Alpina. Sì, Stella. Sono qui, vi sento forte e chiaro. Saluti dalla Val Gardena. Se volete ammirare il presepe di legno più grande del mondo, dovete recarvi a Santa Cristina in Val Gardena, in provincia di Bolzano, nel Trentino Alto Adige. Gli scultori della località, noti per le sue creazioni in legno, hanno realizzato la prima Madonna con Gesù Bambino nel 1989. Da allora in poi, ogni anno, durante il periodo natalizio, ben 18 scultori del legno della Val Gardena si riuniscono per arricchire di nuove figure questo presepe unico al mondo. Redazione, a voi la linea. E ora da Ancona l'inviata Adriatico. Adriatico? Saluti dal presepe vivente di Genga. Il presepe vivente più grande del mondo si trova a Genga, in provincia di Ancona, dove la rappresentazione a cui prendono parte ben 300 figuranti copre una superficie di circa 30.000 metri all'interno della gola di Frasassi. Il percorso della rappresentazione della Natività si sviluppa lungo il costone roccioso che porta al tempio del Baladier per un tragitto lungo circa 700 metri. Nata nel 1900
1981 da un'idea di alcuni residenti. La manifestazione viene organizzata dall'associazione Amici del Presepe con ben due rappresentazioni all'anno. A te la linea, Carmen! E siamo a Sud, capitale della cultura europea, la bella città di Matera. Per noi un lucano, amaro, ci sei! Eccomi qui, Carmen. Siamo nella città dei Sassi, il presepe vivente di Matera. Come ogni anno, il presepe vivente dei Sassi di Matera si preannuncia uno spettacolo indimenticabile. La rappresentazione della natività avrà luogo nel Sasso Barisano e nel Sasso Cavioso, coprendo un percorso di 5 km e coinvolgendo più di 300 artisti. L'allestimento e la scenografia saranno resi ancora più affascinanti e suggestivi grazie al contributo di Cinecittà Studios. Le location della rappresentazione della natività rievocheranno set di film celebri come Gesù di Nazareth e La Passione di Cristo, rendendo ancora più spettacolare un presepe unico nel suo genere. Vi aspettiamo a Matera! Grazie a tutti gli inviati. Ultimo collegamento a Cesenatico. La linea a te, Evaristo Mortadella. Presepe suggestivo quello che vi presento. Il presepe galleggiante di Cesenatico. Qui le barche della sezione galleggiante del Museo della Marineria diventano il palcoscenico del presepe. L'unico presepe galleggiante al mondo, nato nel 1986, da un'idea di Guarino Gardini. La suggestiva rappresentazione della natività presenta statue a grandezza naturale e al posto di grotte coperte di neve troviamo le antiche e colorate imbarcazioni dell'Adriatico. Un presepe davvero unico, reso ancora più suggestivo dalle illuminazioni delle barche che si riflettono sull'acqua del canale. Grazie, grazie Evaristo. E ora un momento poetico. Le nostre poetesse Benedetta Merini e Noemi D'Alenda reciteranno per noi a Gesù Bambino di Umberto Sala. La notte è scesa. La notte è scesa e brilla la cometa, che ha segnato il cammino, sono davanti a te, Santo Bambino. Tu re dell'universo, tu re dell'universo, ci hai insegnato che tutte le creature sono uguali, che le distingue solo la bontà, tesoro immenso dato al povero e al ricco. Gesù, fa che anch'io sia buono, che il cuore che non abbia soltanto dolcezza. Fa che il tuo dono si accresca in me ogni giorno e intorno lo diffonda nel tuo nome. Si conclude così il nostro viaggio tra i presepi più belli e suggestivi d'Italia. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che dopo questo speciale la serata non finisce qui. Infatti passiamo la linea ora ai nostri padroni di casa, che questa sera stanno inaugurando la mostra dei presepi artigianali del famosissimo circolo culturale Mini. Carmen e la cugina vi saluta, a voi la linea e buon Natale da tutta la redazione del TG dei ragazzi della Scuola Maria Pinata. Sicuramente bello, eh? È piaciuto tantissimo. Che voglio presentare ad uno, è giusto che comincino ad avere
il momento di gloria, il momento di conoscenza e farsi conoscere per la loro bravura. Un applauso forte. Allora, vi posso chiamare una volta? Vieni. Cominciamo dalla bravissima presentatrice. Ti chiami? Giulia. Che classe? Quinta. Quinta A. Proseguite voi tranquillamente. Aurora. Aurora, siete in classe sempre insieme. Il presidente forse vuole dire qualcosa? Dobbiamo solo lasciare un piccolo omaggio per i bambini. Ah, ecco, lo facciamo al momento. Quindi è una medaglietta realizzata dal famoso maestro Lino Agnini, che avete imparato a conoscere questa sera. Continuiamo la presentazione, tu sei? Noemi, nella stessa classe, quindi siete tutti della quinta A, bravissima, l'anno prossimo quindi si va già in prima media, si festeggia, una festa, una bella festa. Tu sei? Maria Stefania. Maria Stefania, il cognome? Corallo. Corallo, diciamo anche il cognome che è importante, la famiglia così sta, la bimba è mia quella, è bella, scusa, Maria Stefania, Antonietta, Nicole, ma il cognome dà il senso importante anche alla famiglia, giusto? E ci presentiamo in maniera completa. Tu sei? Benedetta De Luca. Benedetta De Luca, hai preso la medaglina? Ok, auguri, auguri per tutto, siete stupendi. Ilaria Greco. Come? Ilaria Greco. La medaglina per Ilaria. Quasi allo zucchino d'oro. È bellissimo. Tu sei? Marianna La Grotta. E poi ancora abbiamo i giovanotti, prego, mamma che flash, tu sei? Zaccaria Matteo. Matteo, che ci ha parlato tanto di Reggio, di tutto, bello, una vocione. Matteo la medaglia. Un'altra signorinella, tu sei? Valentina Vignola. Vignola, la medaglina anche a te. Ricordate che è stata fatta, coniata con l'effigie, fatta, realizzata dal maestro Lino Agnini, di cui vediamo tutte le opere. Vi invitiamo a venire poi con la scolaresca a visitare tutto, perché a volte anche con paesani, non solo bimbi, purtroppo anche adulti, non sempre conoscono questa realtà, questo bel centro culturale che abbiamo e che conserva queste opere importanti. Andiamo avanti, tu sei? Antonio Bucci. Bucci. Tutti belli, grandi, ormai in quinta, quindi state per lasciare la scuola elementare. Come ti senti? Bene, contento perché te ne vai o perché cambi una nuova realtà? Entri in una nuova realtà? Non vedi l'ora, eh? Di essere grande, conoscere le ragazzine alle medie, è tutta un'altra cosa, è tutta un'altra cosa, eh? Allora, hai detto, ti chiami? Francesco Letta. Francesco Letta, a te anche il ricordino dal presidente dell'associazione. Continuiamo. Tu sei? Cristian Tocci. Leva le mani di tasca, se no la medaglia non la puoi prendere. Ci siamo? Chi manca? Chi manca? Ah, Aurora. Adesso gli diamo un altro. Sì, ma sicuramente. Aurora che ha detto la letterina, Aurora Giuri, abbiamo nominato anche prima, è anche lei così cara, il suo pensiero proprio sincero e caldo per Gesù, per Gesù bambino. Pensierino anche per Aurora. Grazie. Adesso anche loro quella medaglietta diceva. Sì, certo. Sì, arriva anche la medaglietta. Che dire, siete contenti? È stato un Natale diverso anche per voi? Sicuramente. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Ci sono due bimbi che sono stati ammalati, sono venuti qui a sostenere il gruppo e sono. Allora passo la parola alla Andate avanti. A
all'insegnante, alla maestra. E sono chi? Ecco, non... Andrea? Della Tocci? Pasta Gabriele. Ecco, un pensierino anche per voi che avevamo preparato. Noi ci scusiamo perché per una questione di tempi la BTG avremmo dovuto accompagnarlo con delle immagini proprio prese dai luoghi. Cosa proprio fatta bene, però abbiamo avuto problemi tecnici e quindi all'ultimo momento ci scusiamo. Spero sia stato tutto di vostro gradimento, i ragazzi in 2 giorni hanno preparato tutto, quindi grazie anche alle famiglie, sempre perché supportano la scuola e il territorio in maniera veramente meravigliosa. Grazie a tutti e buon Natale a tutti. Passo la parola alla professoressa Aurora che presenterà un altro brano. Alla professoressa Tesano Aurora, però non scappate via, perché qui non siamo solo per i bimbi, siamo anche per i grandi. E quindi ascoltiamo anche tanta bella musica ancora e l'intervento del signor sindaco, non possiamo perdercelo, quindi cortesemente vi invito a rimanere con piacere, credo, passo alla professoressa Tesano. Allora, il prossimo brano è... non vi dico il titolo perché è molto famoso, solo che lo presenterò in una versione un po' particolare, perché con il mio nuovo gruppo Apuria Swing mi sto avvicinando con moderazione al genere swing, e quindi prestate attenzione. Possa dare il proprio voto. Noi abbiamo predisposto dei biglietti, per cui il biglietto che voi pensate di, per il vostro piacimento come presepe, potete mettere il numeretto, e abbiamo messo appunto i numeri e non i nomi dell'autore. E così vale per i dipinti, per esempio noi abbiamo questo dipinto col numero 1, questo col numero 2 e questo col numero 3. Abbiamo solo la possibilità di avere 3 dipinti perché insomma non ne sono pervenuti altri. E quindi poi il giorno 13 faremo la chiusura di questa mostra con la premiazione appunto dei vincitori e delle vincitrici, eccetera. E nei giorni successivi, fino al giorno 13, potete venire e votare tranquillamente, perché adesso insomma
vedo che c'è tanta gente, dovremmo togliere anche le sedie, insomma, e quindi essere più liberi da votare. Io passo subito la parola al nostro sindaco, perché insomma è doveroso, sindaco. Un applauso. Buonasera a tutti, benvenuti alla 22esima mostra concorso dell'Arte della Tradizione dei Presepi Artigianali dell'Associazione del Maestro di Venezia. Allora, a parte adesso la battuta, ma era per sottolineare che da 22 anni continuiamo a mantenere vivo non solo la tradizione dell'arte dei nostri presepisti, dei nostri artisti, che si tratta molte volte veramente delle piccole opere d'arte, ma soprattutto ci si sforza, anche l'associazione, e ancora una volta io ringrazio tutti i componenti del direttivo, tutti i soci, perché durante l'anno, anche quest'anno nel 2018, hanno davvero riempito la vita culturale del nostro paese. Siete e rimanete ancora, ci auguriamo per tantissimo tempo, veramente un punto di riferimento della cultura a San Giorgio. E questa mostra concorso è la degna conclusione, almeno cercando uno sguardo in giro, di un percorso che dura da 22 anni, ma un percorso che nel 2018 ci ha visti veramente, almeno io ho partecipato personalmente a decine di iniziative, e davvero ognuna di queste iniziative è straordinariamente nuova tutte le volte, perché anche se nel solco di una tradizione le iniziative hanno sempre qualcosa di innovativo, cercano ogni volta di introdurre degli argomenti che sono mai stati esplorati. Io vorrei solamente fare un brevissimo cenno alla tradizione dei presepi viventi e a ciò che vogliono in qualche modo significare nella nostra cultura. Si parla tanto oggi di accoglienza, se per chi crede o comunque per chi ha fede e chi in qualche modo si cimenta con il presepe, mostra come poi alla fine due turisti o comunque due stranieri in quella terra a Betlemme cercavano ricovero e sono stati e gli hanno chiuso le porte in faccia. Quando noi chiudiamo in qualche modo le porte in faccia, adesso non voglio rubare il lavoro a Don Giuseppe o a Sua Santità, quando chiudiamo le porte in faccia agli stranieri, a quelli che sono lontani da noi, in qualche modo stiamo riproducendo, il presepe ce lo ricorda, quello che è successo tanti anni fa alla famiglia di Nazareth. Quindi ricordiamoci anche questo nella tradizione, la nostra tradizione, quella che abbiamo ricevuto dai nostri nonni, dai nostri genitori, da chi ci ha preceduto, era una tradizione di accoglienza. E quando parliamo di accoglienza, dobbiamo parlarne a 360 gradi, non solo fermarci alla bellezza dei presepi, ma andare anche oltre e guardare a quello che quei presepi vogliono in qualche modo rappresentare, cioè testimoniare che la nostra vocazione è quella di aprire le porte e mai di chiuderle in faccia a nessuno, perché se qualcuno avesse aperto le porte probabilmente non ci sarebbe manco stata la tradizione dei presepi, perché in un albergo o in una casa ben riscaldato o accogliente, la poesia del presepe, che molte volte è in una grotta, in un contesto non proprio accogliente, sarebbe venuta meno. Quindi ricordiamoci anche di questo quando guardiamo quello che i nostri artisti hanno rappresentato e quello che invece già San Francesco nella prima rappresentazione ha voluto trasmettere come messaggio di fraternanza universale. Io auguro a tutti quanti, se non avessimo altre occasioni per incontrarci, di trascorrere questo periodo di avvicinamento a Natale e poi le feste natalizie nel caldo della propria famiglia e con il cuore rivolto anche
a coloro che magari sono meno fortunati di noi. Grazie ancora per essere qui, buonasera. Io devo lasciarvi perché ho da visitare casa di mio fratello, dove c'è mio nipote che mi aspetta perché oggi è il suo compleanno, quindi non mi dispiace. Grazie a tutti e buona domenica. Grazie al nostro sindaco, sempre presente alle nostre iniziative. Io cedo la parola così per un saluto all'assessore della cultura, dottor Luciano Cini. Mi associo al ringraziamento appena fatto dal sindaco a tutta l'associazione Agnini per l'operato che ogni anno svolge per il nostro territorio. Un ringraziamento lo faccio anche ad Eleonora Pisano per professoressa per averci aiutato durante questa serata, e colgo l'occasione anche per ringraziare l'operato degli insegnanti che oggi hanno preparato i nostri ragazzi a questa bellissima manifestazione di oggi, e auguro appunto a tutti i ragazzi del nostro territorio di chiudere al meglio questo anno e di vivere un 2019 ricco di soddisfazioni, che possa essere sempre un punto di partenza per migliorarsi, per crescere. E rivolgo ovviamente tanti auguri a tutti i presenti qui e a tutti i soci dell'associazione. Grazie. Grazie. Prego. Voglio dare un piccolo di auguri. L'ultimo brano che vuole fare gli auguri la professoressa Pisano. Questo brano è molto importante. Forse molti di voi, adesso che lo accenderò, riconosceranno il motivo, perché è stato il sottoposto di una famosa pubblicità della Coca-Cola. Ma ciò che è importante è che questo brano è stato composto da John Lennon e Yoko Ono nel 1970, quando c'era praticamente la guerra tra l'America e l'Indonesia, e molti musicisti non approvarono questo gesto dell'America contro l'Indonesia, e lo stesso John Lennon e Yoko Ono scrissero questo brano indimenticabile. Voglio ribadire, questo l'ho detto anche l'anno scorso,
che nelle famiglie la presenza del presepe si nota molto meno rispetto a quando noi eravamo piccoli. Il momento del presepe era un momento particolare dove tutti partecipavamo, tutti noi bambini con i genitori. Adesso invece il simbolo principale per i nostri bambini è l'albero di Natale. Io invece ritengo che uno spazio per il presepe ci debba essere sempre. Il presepe è proprio il vero Natale, dove parla della famiglia, tutto ciò che ha ribadito prima il sindaco, è inutile stare lì a ripeterlo. Gesù bambino ricordo che si metteva la notte di Natale, si nascondeva, si faceva la processione. Sono tutte delle ricorrenze, delle tradizioni che non devono disperdersi. Il tempo sicuramente non è tanto, quindi la vita è più frenetica, lo capisco. Però dedicare anche due ore, poco tempo con i nostri figli e i nostri bambini è importante. Quindi ritengo proprio di darvi questo input, se non l'avete fatto, di farlo e dall'anno prossimo di proprio porvi questo obiettivo di fare il presepe nelle proprie case. Io vi faccio gli auguri di buon Natale e di un buon anno sereno per tutti voi. Grazie. Grazie professore. Per tenervi solamente un minuto ancora, facciamo un piccolo omaggio alle nostre donne. Allora, la professoressa Mesano, piccolissimo ma simbolo sopra solo per che bello, che bell'albero!